tutto coccolato e oserei dire proprio viziato, eh? Facciamo proprio un applauso e già da adesso ringraziamo questa accoglienza veramente straordinaria. Do solo alcune indicazioni, non vedo tanto, ma chiedo per favore di lasciare libero il marciapiede sulla mia sinistra per questioni di sicurezza, per cui se riusciamo vi ringrazio, e poi di lasciare bene i corridoi liberi per lo svolgimento della veglia. Questa veglia che iniziamo proprio dal saluto del primo cittadino di Domodossola, Lucio Pizzi, che ci dà un indirizzo di saluto e di accoglienza. Facciamo a lui un grandissimo applauso. Buonasera, porgo a voi tutti il mio personale benvenuto e quello di tutta l'amministrazione comunale di Domodossola. Sono particolarmente emozionato stasera nel trovarmi davanti a così tanti giovani e sono onorato che la 32esima giornata mondiale della gioventù si sviluppi anche in Domodossola attraverso questa veglia delle palme. Per questa bellissima occasione ringrazio sentitamente il Vescovo, Monsignor Franco Giulio Brambilla, i nostri sacerdoti e la Diocesi. Oggi voi, ragazzi, avete dato vita alla nostra città, portando nuova energia attraverso positivi messaggi di impegno e di passione. Non voglio allentare il cerchio di questa gioia e di questa allegria annoiandovi con lunghi e noiosi discorsi da politico. Mi permetto solo di dire che l'amministrazione comunale, insediatisi pochi mesi or sono, è impegnata per rendere sempre più vivibile questa nostra Domodossola. Desideriamo una città che sia sempre più bella, sicura e ospitale, perché è da queste irrinunciabili caratteristiche che bisogna partire per coltivare la qualità di vita di un'intera comunità. E questo percorso di crescita e di sviluppo di una realtà collettiva si incrementa anche attraverso esperienze come questa, un'esperienza che è gratificante e densa di splendide sensazioni da una parte, ma che è anche un vero e proprio banco di prova dall'altra, un banco di prova di capacità organizzativa e di accoglienza. Il vostro essere qui oggi, una meravigliosa invasione giovanile, oltre a trasmettere energia di vita, ci permette quindi di crescere insieme e di connotarci come città in grado di accogliere e di ospitare persone come grandi eventi. Occasioni così non capitano tutti i giorni e sono felice che la città abbia sin qui risposto bene. C'è, consentitemi, ancora una riflessione che mi sento di voler condividere con voi prima di terminare questo breve intervento di saluto. In un'epoca di disillusioni e di superficialità, poter parlare di valori fondanti e fondamentali e sentire questa straordinaria eco che attraversa le nostre strade e le nostre piazze muove corde importanti della nostra sensibilità e del nostro intimo. Voi giovani siete la speranza per il futuro e il futuro non può essere tale se avulso dal seme del buon auspicio. Questo seme è un seme leggero, impalpabile, che va coltivato con attenzione e con cura per quanto è importante. Ecco, io vi ringrazio stasera per aver portato nella nostra Domodossola, che si onora di avervi ospiti, linfa vitale per questo straordinario seme che mi permetto e mi piace chiamare speranza. Ancora benvenuti e grazie di cuore a voi tutti. Grazie ragazzi, grazie davvero, grazie. E ora un saluto anche dal vicario episcopale dell'Ossola, nonché parroco di Domodossola, Don Vincenzo Barone. Facciamo un applauso anche a lui. Vi do il benvenuto
A nome di tutti i sacerdoti del nostro vicariato, un benvenuto al nostro vescovo, un benvenuto a voi tutti giovani qui in questa terra ossolana, che è ricca certamente di cultura, di arte e di fede, ma che anche vi ha dimostrato questa sera una capacità di accogliere. Questi sono gli ossolani, forti, ma capaci davvero di dare il cuore, e questa sera l'hanno dimostrato a tutti voi. Ma soprattutto grazie a voi di essere qui, perché siete una testimonianza per i giovani del nostro territorio, la testimonianza di una fede che si può vivere ogni giorno, che si può testimoniare, e che il Signore non è l'antagonista della nostra felicità, ma anzi porta a compimento la nostra vita. Questa sera gridate a questa terra ossolana e soprattutto ai giovani: grandi cose compie in noi il Signore quando lo accogliamo nel cuore. Grazie a tutti voi. E allora iniziamo questo momento così intenso, atteso. Vi prego di seguire bene tutta la celebrazione nel silenzio, nel raccoglimento e anche attraverso il libretto che avete tra mano. Ci alziamo in piedi e iniziamo questa Veglia delle Palme 2017. Questa sera, alla presenza della croce della Giornata Mondiale della Gioventù, la stessa che San Giovanni Paolo II ha affidato ai giovani nel 1984, siamo riuniti attorno al nostro Vescovo Franco Giulio per celebrare la 32esima Giornata Mondiale della Gioventù. Papa Francesco ci invita a vivere questi 3 anni in preparazione alla GMG di Panama del 2019, mettendo al centro la figura di Maria, colei che tutte le generazioni chiameranno beata. Il Papa ci ricorda che siamo giovani in cammino tra passato, presente e futuro, e Maria diventa l'esempio per ciascuno di noi. Lei ha pronunciato il suo «Eccomi» a partire dalla sua storia, dai suoi incontri, dal suo vissuto. L'appuntamento di questa sera è occasione per rileggere la nostra storia, il nostro passato, come bagaglio di incontri e relazioni che il Signore ci ha offerto. Grati a Dio, con Maria e in Maria, disponiamoci a vivere questa serata per riconoscere le grandi cose che Dio ha operato in noi e per dire con gioia e sincerità il nostro «Eccomi». Ci accompagna in questa veglia la venerabile Daniela Zanetta, giovane della nostra diocesi. Il Papa lo scorso 23 marzo ha riconosciuto la bellezza e l'attualità della sua testimonianza evangelica. Sia esempio per tutti di virtù e fede. Misericordia sorella te, sopra tutti noi.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che ci riunisce nell'unità della Chiesa e nella comunione fraterna sia con tutti voi. Dio, Padre di misericordia, il tuo unico Figlio, morente sulla croce, ha dato a noi come madre nostra la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria. Fa che, sorretta dal suo amore, la tua Chiesa, sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e riunisca tutti i popoli del mondo in un'unica famiglia, per Cristo nostro Signore. Amen. Ci sediamo tutti. In mezzo a noi viene portata l'immagine della Madonna del Sangue di Re, che alcuni giovani nel pomeriggio hanno portato dal santuario accompagnandola fino a qui con la fiaccola. Papa Francesco a Cracovia ci ha invitato a lasciare un'impronta nella storia. Idealmente Maria accompagna i nostri passi percorrendo il telo con le impronte lasciate durante il gesto compiuto nel pomeriggio. Sotto la protezione della Beata Vergine di Re vogliamo affidare il cammino di tutti i giovani della nostra diocesi, delle nostre comunità e di tutta la Chiesa novarese. Thank you.
L'immagine che è appena arrivata e che vedremo, spero, proiettata, è una bandana del latte. È un'iconografia molto comune tra il 1300 e il 1400. Questa però, in modo particolare, viene riconosciuta come la Madonna del Sangue, per un miracolo che è avvenuto e che l'ha vista protagonista. Siamo intorno al 1494, quando un uomo, preso dalla rabbia, scaglia una pietra contro questa immagine che è dipinta sulla facciata della chiesa di Re. Colpisce la Madonna in fronte e da questa ferita comincia a grondare sangue. Questo miracolo non durerà semplicemente un giorno, ma durerà quasi un mese. Quindi abbiamo le testimonianze di tantissime persone che hanno visto e che hanno riferito, firmando la loro deposizione, che questo miracolo è vero ed è avvenuto. Ma ora guardiamo questa immagine. Forse sembrerà una cosa molto semplice, un'immagine molto semplice, forse anche un po' rozza. In realtà è ricchissima, perché il linguaggio artistico è ricco di simbologia. C'è questa Madonna che tiene in braccio Gesù, è seduta su uno sgabello, anche se in questa immagine non si vede, ma fidatevi, e ha una veste rossa e un mantello blu. Già questi due colori sono molto significativi legati a Maria, perché ne dicono da una parte l'umanità e dall'altra il fatto che sia stata rivestita di cielo, rivestita da Dio. Il bambino invece, seduto in braccio alla mamma, è vestito alla moda del tempo, del 1400, una specie di pellicciotto verde con i bottoni e la cinghia ai fianchi. Il bambino è benedicente, cioè alza questa mano e indica il numero 3, cioè la Trinità, e le due dita piegate invece la doppia natura di Gesù, cioè la sua natura divina e la sua natura umana. Nell'altra mano invece tiene un cartiglio che c'è scritto «In gremio matris sedet sapientia patris», cioè nel grembo della madre siede, sta la sapienza con la S maiuscola del padre. Questo è, diciamo, la spiegazione teologica di questa immagine, che vede Maria come madre di Dio. Vergine madre, figlia del tuo figlio, possiamo dire a mo' di Dante. In realtà questo concetto complesso teologico viene poi visto anche popolarmente in modo molto più semplice, perché Gesù che cosa sta facendo? Un atto molto umano, un atto molto esplicito. Sta accostando le sue labbra al seno della sua mamma, cioè sta venendo allattato. Essere madre non significa semplicemente generare, partorire un figlio. Significa anche accudirlo fin dalla sua nascita. La prima cosa che fa un bambino quando nasce è cercare la sua mamma e cercare il suo seno per potersi allattare, per potersi nutrire e quindi per potersi sopravvivere. Da qui scatta un legame fortissimo tra la mamma e il bambino, e anche quando il figlio crescerà, verrà svezzato, camminerà con le sue gambe, il legame tra la madre e il figlio rimarrà molto forte. E questo è il legame che unisce Gesù con Maria. Un ultimo particolare di questa immagine: come vedete, Maria tiene in mano un fiore, sono delle rose. Il fiore associato a Maria è sempre simbolo di purezza, di verginità. Molto spesso è un giglio. In questo caso sono delle rose, ma anche la rosa è un simbolo molto legato alla Madonna. Basti pensare al rosario, che è proprio la preghiera mariana per eccellenza. E se il fiore richiama Maria, questo è un fiore triplice, cioè richiama di nuovo la Trinità. Maria si fa intermediaria, essendo madre di Dio, tra noi e la Trinità, quindi Dio. E concludo questa spiegazione del quadro citandovi una frase di Angelo Romano, che era il podestà dell'epoca, siamo, ripeto, nel 1494, quando si cercava di dare un significato a perché un'immagine di una Madonna che allatta un bambino, quindi della madre di Dio, possa perdere sangue. Il messaggio è questo: lo spargimento del suo sangue è segno di quello che noi versiamo e della nostra miseria. Non si può sudare sangue senza un grave dolore. Ella sparge il suo per salvare il nostro. Recitiamo ora la preghiera a Maria Santissima, stata composta dal nostro Vescovo in occasione di questo triennio in preparazione alla GMG di Panama. Con questo vogliamo affidare tutti i giovani della nostra diocesi all'intercessione della Vergine Beata di Re. Insieme, Maria, giovane donna dello stupore, che hai esaudito di gioia col canto, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, ci affidiamo a te per conoscere Gesù,
Egli è il segreto dei nostri desideri, il compagno del nostro cammino, la sorgente dei nostri affetti, il legame delle nostre amicizie, il farmaco delle nostre ferite, la stella polare del nostro viaggio. Maria, che è la madre della speranza, che ha accolto l'annuncio dell'angelo, non temere perché hai trovato grazia presso Dio, ci affidiamo a te, che la madre Gesù. Egli è il figlio dell'Altissimo, il dono festoso del grembo, la casa sicura per il riparo, l'ombra luminosa dello Spirito, il santo vero che ci guida, il trepido ardore dei nostri animi. Maria, umile ancella dell'ascolto, che hai risposto al dono dello Spirito, avvenga di me secondo la tua parola, ci affidiamo a te per custodire Gesù. Egli è il seme che muore nella terra, la vita che germina nel cuore, il maestro interiore dell'anima, la voce che fa eco nella coscienza, la fiaccola che illumina il servizio, il vento che porta verso il futuro. Amare. Come Maria, apriamo il nostro cuore e prepariamoci ad ascoltare la parola di Dio che viene solennemente portata in mezzo a noi. Con essa il Signore Gesù ci dona quella gioia e quell'amore che ci fanno dire grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Ci alziamo in piedi. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino lo sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. Parola del Signore. Rileggere la storia di Maria ci permette di rileggere anche la nostra esperienza. Lasciamoci guidare da lei e dagli incontri che Maria ha vissuto per riconoscere nella sua quotidianità la nostra quotidianità, fatta di incontri significativi che ci hanno permesso di essere oggi ciò che siamo, discepoli del suo Figlio. L'angelo, l'intervento di Dio, il messaggero, porta una novità a Maria nella sua vita. Lei è una ragazza, ha dei sogni e ha dei progetti, vede il suo futuro con Giuseppe, probabilmente vuole creare una famiglia con lui. Dio non stravolge i piani di Maria, ma li percorre, seguendo una nuova via, un sentiero diverso. Dio realizza pienamente i tuoi sogni, ma secondo i suoi criteri, le sue vie. Come accettare questo? Come aprirsi ad una novità di tale portata? La giovane Maria si lascia guidare dall'angelo. Lui è colui che l'aiuta, l'assiste nei vari passaggi, l'accompagna nei suoi ragionamenti, le offre valide riflessioni da meditare. È colui che le apre gli occhi e le fornisce i buoni elementi per decidere. L'angelo vuole bene a Maria, vuole la sua gioia. Quanto è importante avere delle guide nel nostro cammino della vita? Quali persone attorno a noi ci fanno vedere oltre? Chi ci aiuta a vedere la realtà da un'altra prospettiva,
da un altro punto di vista. Chi è il nostro Virgilio, il nostro grillo parlante, il nostro angelo Gabriele? Salmo 37. La sorte del giusto e dell'empio. Cominci tu? No, scusami, ma non mi va. Ho già abbastanza cose per la testa e non ho tempo di pensare anche a Dio. Cosa ti è successo? Ma niente di che, sai, le solite cose. È che ne ho veramente abbastanza. Non ci capisco niente. Mi guardo indietro e vedo soltanto una gran confusione. Prova a raccontare. Sono veramente arrabbiato. Più provo ad essere un buon cristiano e più mi si riversa addosso la cattiveria degli altri. Mi hanno preso in giro, escluso, deriso. Una volta mi hanno anche malmenato. E mi dicevano, porgi l'altra guancia adesso. Ma se mi ricapitano a tiro, io... Non adirarti contro gli empi. Non invidiare i malfattori. Confida nel Signore e fai il bene. Abita la terra e vivi con fede. Cerca la gioia del Signore. Esaudirai i desideri del tuo cuore. Farà brillare come luce la tua giustizia, come il meriggio il tuo diritto. Mi dispiace, ma non ci sto. Perché ci sono sempre i verbi al futuro, eh? Esaudirà, farà brillare un giorno. Ma adesso? E che senso ha avuto allora tutto il mio passato? Certo, beh, a pensarci bene non è stato poi tutto così nero. Qualche volta mi è davvero sembrato di essere sulla buona strada, sai? Solo che perché deve accadere sempre così di rado? A volte mi sembra che soltanto gli altri provino della vera gratificazione. Che siano, come dire, più liberi. Stai in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Non irritarti perché è successo. Desisti dall'ira e deponi lo sdegno. Non irritarti, faresti del male. Sì, però anche se fossi capace di amare il prossimo più di me stesso e di sperare nel suo bene prima che nel mio, cosa mai potrei fare per gli altri? Mi sento costantemente in difetto, non all'altezza certo di essere un suo discepolo. Quello che posso dare è davvero poco, non serve a nulla. Il poco del giusto è cosa migliore dell'abbondanza degli empi. Non capisco. A volte mi sembra di vedere soltanto dei momenti singoli, isolati, non certo un progetto, una continuità. Dov'è il disegno di Dio nella mia vita, eh? E qual è la mia parte? Non saranno confusi del tempo delle sventure e nei giorni della fame saranno saziati. Il giorno fa sicuri i passi dell'uomo, segue con amore il suo cammino. Se tu guardassi con gli occhi del Signore, lo sai che cosa leggeresti nella tua storia? Sai qual è l'unica cosa importante che vuole dirti? Noi siamo preziosi ai suoi occhi. Questo lo possiamo comprendere e capire anche attraverso le tante persone che lui ci mette accanto, che il Signore ci fa incontrare.
i nostri angeli Gabriele. E allora preghiamo intensamente per tutte le persone che ci guidano, ci accompagnano. Insieme, Dio nostro Padre, vogliamo in questo momento esserti grati nella preghiera per tutte le persone che hai posto sul nostro cammino per aiutarci a discernere la tua volontà. Attraverso di loro, nostre guide, la tua parola illumina la nostra vita, perché sotto l'azione dello Spirito, sulle orme del Figlio tuo e a immagine di Maria, possiamo realizzare la nostra vita secondo il tuo disegno d'amore. Elisabetta, l'amicizia. Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini. Questo è lo stato d'animo di Elisabetta quando viene a sapere di essere incinta, una vita passata nella vergogna, per non essere riuscita a dare un erede, un figlio, al proprio marito. La discendenza di Zaccaria della classe di Abia rischia di essere così interrotta. Non sono serviti anni di preghiera e di sacrificio al Signore, non è servito consultare i migliori medici israeliti. Non c'è via d'uscita. Elisabetta si sente una fallita, anche se Zaccaria non la fa sentire in colpa. Lei si sente inadeguata, inadatta, colpevole. Cosa ho sbagliato? Perché questa punizione? Perché proprio io? Poi il miracolo. L'evento inatteso si fa reale, l'impossibile si rende carne. E allora ci stupisce così tanto che Maria, dopo l'annunciazione, pensò subito alla cugina, all'amica. Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, verso la casa di Elisabetta. Un evidente filo rosso accomuna le due storie e le due vite. Avere dei legami forti, delle amicizie vere, delle persone accanto che circondano, avvolgono, rivestono, colorano e condividono il nostro percorso di vita e le nostre fatiche. Maria, anche grazie all'amica Elisabetta, saprà rileggere la sua storia e imparerà a credere nell'impossibile che si rende carne. Chi sono le nostre Elisabetta?
Giovanni Battista, il frutto del cammino di fede. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Giovanni è il frutto del percorso intrapreso, è il segno che smuove da incertezze e paure, è l'emozione che conferma la bontà delle scelte. Maria, infatti, non arriva da giorni semplici e spensierati, ma colmi di ansie e stravolgimenti. Dopo l'incontro con l'angelo, ogni certezza sembra vacillare, tanto che in lei matura la ferma decisione di cambiare aria, di prendere le distanze dal difficile contesto che si è creato. Maria decide di andare dall'amica Elisabetta. Sarebbe bello rivivere quel cammino, quel pellegrinaggio di circa 150 chilometri che porta dal paese di Nazareth fino alle regioni montuose della Giudea, vicino a Gerusalemme. Quanti dubbi e quanti pensieri. Come cambierà la mia vita? E Giuseppe mi crederà? Sarò all'altezza di ciò che mi è stato annunciato? E chi mi sosterrà? Possiamo solo immaginare lo stato d'animo di Maria, che giunge alla porta della casa di Zaccaria e bussa. E qui il segno si manifesta. Dopo tanti cattivi pensieri arriva la buona notizia, annunciata da Elisabetta: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Un'accoglienza da sogno. In un istante tutte le preoccupazioni sembrano un lontano ricordo. Allora, quanto è importante leggere i segni e le emozioni che ogni incontro ci riserva? Come discernere le varie voci che abitano il cuore? Come riconoscere la gioia provocata dal bambino che sussulta nell'intimo? Secondo la volontà di Dio nasce qualcosa che non ti aspetti. Con Dio l'impossibile diventa possibile. È successo a Maria e anche a Elisabetta. E noi sappiamo riconoscere il frutto del cammino di fede che nasce in noi? Anche per Roberta e Andrea c'è un frutto del cammino. Ascoltiamo la loro testimonianza e proviamo a chiederci che cosa la loro esperienza suggerisce alla nostra vita. Buonasera a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Siamo, grazie. Io sono Andrea, lei è Roberta e lui è il nostro piccolo Emanuele, nostro figlio. Noi siamo sposati da 14 anni circa e alcuni anni dopo il matrimonio abbiamo c'era la volontà immediatamente di costituire, allargare la nostra famiglia, la ricerca quindi di poter avere dei figli. Diversi tentativi vani, non siamo riusciti a coronare questo sogno in maniera, diciamo così, spontanea, naturale, e abbiamo maturato in noi la scelta dell'adozione, un percorso bellissimo, lungo, che ci ha anche fatto crescere anche come coppia e che quindi ha portato il frutto di questo realizzarsi di questo sogno con l'arrivo di Aurora, una bimba splendida che ci è stata portata da una cicogna che arrivava da molto lontano. La nostra vita è semplicemente perfetta, direi. Unica. Non c'era nulla di sorrisi, gioia, amore, nulla che volevi cambiare, perfetto. Come la vita che forse sognavi da bambino, bellissimo. Poi però l'oblio, dolore, nero più nero, sofferenza,
a soli 2 anni e mezzo la nostra piccola Aurora è volata. È volata in cielo e ci ha lasciato. Non avevamo solo dolore, non avevamo altre cose da dire. Dolore, 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 dolore. E dopo pochi giorni dalla morte di Aurora abbiamo bisogno di fuggire. Fuggire da questa città. Fuggire dal nostro dolore. Fuggire. Avevamo male. E allora siamo partiti in pellegrinaggio, perché andare al mare dove? Montagna? Niente interesse. E il pellegrinaggio era l'unica cosa che forse ci poteva dare un aiuto. Allora siamo partiti, restati, abbiamo noleggiato un camper e via, si è partiti, via, si parte. Siamo andati lungo questo cammino, abbiamo incontrato padre Roberto, un padre mai conosciuto però, una lunga chiacchierata e ci ha unito a lui. Dopodiché, ahimè, lui doveva andare a celebrare la messa e ci ha lasciato. E allora ci ha lasciato con una frase: non chiudetevi nel dolore, continuate ad amare. E noi ci siamo guardati dicendo: ma che vuole dire questo qua? Poi vabbè, siamo tornati al nostro camper, abbiamo continuato, c'era una via crucis molto pesante, l'abbiamo fatta anche quella, e pensavamo sempre: cosa voleva dire padre Roberto? In più, nella chiacchierata ci aveva detto: adesso voi state troppo soffrendo, non potete capire, siete in una galleria, in un tunnel, ma là in fondo, vi assicuro, fidatevi, che c'è una luce. E noi, luce, adesso è impossibile. E torniamo a casa dopo una settimana di pellegrinaggio, torniamo qui. Torniamo qua, cerchiamo di riprendere la quotidianità. Però qualcosa dentro di noi dicevamo: ma caspita, padre Roberto però avrà anche lui ragione. Affidiamoci un po' a queste parole. Noi in fondo siamo partiti alla ricerca di qualcuno che ci aiutasse a portare la croce. Questo dolore era troppo forte, non ce la facevamo da soli a portarlo. E vabbè, allora torna a casa, torniamo a lavorare, gli amici. E poi vabbè, cammina, passano i mesi. E ragazzi, io mi sono ritrovata incinta e dopo 9 mesi è nato Emanuele, che è qui con noi. Quindi ragazzi, nulla è impossibile. E com'è che diciamo? Grandi cose ha fatto il non onnipotente. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Ciao. Lo salutiamo e ringraziamo veramente loro per questa testimonianza che suggerisce tanto alla nostra vita, questo affidamento, questo non chiudervi nel dolore ma resta aperto all'amore. E allora tutto questo lo portiamo nel nostro cuore in questo momento in cui vi chiedo di metterci in ascolto adesso delle parole del nostro Vescovo che ci aiuteranno a capire e a comprendere quante grandi cose anche in noi fa il Signore. Io mi chiamo Franco, non Don Roberto, Un grande educatore di giovani che risponde al nome di Romano Guardini, ebbe a dire che tutte le età della vita, anche quella adolescenziale e giovanile, non sono solo proiettate al futuro, ma devono accogliere la grazia del passato, anticipare col pensiero e coi gesti il futuro per vivere bene il presente. Di solito si dice, ci è stato anche detto simpaticamente dal signor Sindaco, che i giovani sono la speranza del futuro, ma lo sono se vivono ereditando il passato, ho commentato questa frase, ricordo, a Castelletto Ticino, anticipando il futuro e vivendo bene il loro presente. E qual è il presente di un adolescente e di un giovane? Voi sapete questa distinzione è relativamente recente. Il grande poeta Dante dice che essere giovani, la parola gioventù, significa l'etate che puote giovare, giovare gioventù. È l'età che può
giovare, è l'età cioè nel quale sogniamo, è l'età nella quale il mio professore di latino e greco diceva: se voi avete un sogno 100, realizzerete da grandi il 20% di questo sogno dai 15 ai 20 anni. Adesso si deve dire dai 15 ai 25. Ecco, questo è il nostro cammino che ci sta davanti. E per introdurci, per farci cogliere il dono di quest'età, parto da un racconto rabbinico. Si narra che Rabbi Zalman fu imprigionato dai suoi avversari per la sua dottrina e soprattutto per la sua condotta. Un uomo libero. In prigione, il carceriere, che si era accorto della dignità e della sapienza del prigioniero, osò porgli questa domanda: come bisogna interpretare che Dio onnisciente dica ad Adamo: dove sei? Rispose il rabbino: credete voi che la Sacra Scrittura è eterna e che abbraccia tutti i tempi, tutte le generazioni e tutti gli individui? Sì, lo credo, disse il carceriere. Ebbene, riprese il rabbino, in ogni tempo Dio interpella ogni uomo e ogni donna, dicendogli: dove sei? Dove sei nel tuo mondo? Dei giorni e degli anni a te assegnati, ne sono già trascorsi molti. Nel frattempo, tu dove sei arrivato? Dio dice, per esempio, ecco, sono già 46 anni che sei in vita e tu dove ti trovi? All'udire il numero esatto dei suoi anni, il carceriere si controllò a stento, posò la mano sulla spalla del rabbino ed esclamò: bravo. Ma il cuore gli tremava. Ecco, questa è la domanda che ci viene fatta questa sera. Questa sera è una sera importante. Inizieremo un cammino che si distende almeno 2 anni, anzi 2 anni e 9 mesi, e cioè fino al gennaio del 19, quando ci sarà la GMG a Panama. Non so chi potrà andare, anche perché ci vogliono i cappelli di Panama per andarci, capite? Però noi faremo poi anche qualcosa forse in diocesi, in Italia. E questo lungo cammino il Papa ha voluto articolarlo sulle 3 espressioni dell'episodio del Vangelo che abbiamo ascoltato e che sono riportati nella preghiera che ho scritto, che trovate su questo cartoncino, anche ripetuta, così che possiate tenerla sul vostro comodino e leggere ogni tanto una strofa. Ecco, questo lungo cammino, questa avventura, ci chiede questa sera di fare il primo passo. È un po' come se noi entrassimo per il portale, per la porta d'ingresso, e ci chiede di preparare questo cammino e i 3 passi che ci sono stati suggeriti dai 3 commenti commentati appunto poi sia in modo visuale dalle 2 scene che abbiamo visto e poi in modo reale da questa storia veramente mozzafiato di appunto Andrea e Roberta. Ci chiedono di fare questi 3 passi propedeutici, preparatori al cammino che vogliamo fare. In mezzo, voi sapete, c'è un evento importantissimo che sarà nell'ottobre del 2018 del sinodo, è un sinodo dei vescovi per i giovani, ma il Papa vuole che sia fatto con i giovani. Allora, i 3 passi che vi suggerisco brevemente questa sera sono le 3 parole che abbiamo ascoltato: la guida, l'amicizia
il cammino, la guida. Abbiamo sentito, e per vivere bene la giovinezza e l'adolescenza, la giovinezza come l'età che può te giovare, che può giovare, che può farci diventare appunto domani adulti felici di essere cresciuti, è necessario avere una guida. Abbiamo sentito le domande alla fine del brano, chi è il nostro Virgilio, chi è il nostro grillo parlante, ci sono anche i grilli in giro, chi è il nostro angelo Gabriele. Io però voglio suggerirvi un'altra cosa. Prima di questi angeli esterni, noi oggi finora ne abbiamo avuto tanto, i nostri genitori prima, poi la nostra famiglia allargata, poi la scuola, poi l'oratorio, le catechesi, poi altre persone che abbiamo incontrato lungo il cammino, se abbiamo fatto qualche allungatoia. Tante persone non solo abbiamo incontrato sulla strada, ma ci sono state in qualche modo punto di riferimento, di guida, talvolta anche di smarcamento, per dire voglio essere come lui ma non proprio come lui. Ma c'è un amico che io voglio suggerirvi e che di solito ricordo ai ragazzi quando faccio la cresima, tutti voi l'avete ricevuta, e che dico fino a 12 anni, fin quando si diventa adolescenti, puberi, questo momento dirompente nella vita di un preadolescente, poi da adolescente, abbiamo avuto molti maestri esterni, questi continuano, ma voi che avete qualche anno in più potete già vedere che contano sempre di meno i maestri esterni, anche se magari se ne cerca uno veramente significativo. È necessario dunque sapere, dico ai ragazzi della cresima, che da oggi c'è un maestro interiore. Vedete che Sant'Agostino, il grande teologo, che non era stato un ragazzo tutto casa, scuola e chiesa, sapete o no? Ecco, dice, scopre dentro di sé che c'è un maestro interiore che lo accompagna. Noi dovremmo, abbiamo bisogno anche di maestri esterni, però fidatevi, dentro di voi c'è un maestro interiore che vi consente di fare la prima operazione, leggere la vostra situazione giovanile. Avete notato sullo schermo che veniva proiettato le parole che apparivano nella prima inscenatura erano non più dalla società liquida, ma ormai gassosa. Voi sapete che il sociologo della società liquida è morto a fine gennaio, Bauman. Ma avete visto che le lettere non si muovevano più come dentro l'acqua, ma dentro il gas. Sappiamo che l'esperienza oggi, probabilmente per il bombardamento di molti messaggi, diventa difficile da leggere. Abbiamo bisogno di questo maestro interiore che ha una buona eco in alcuni maestri esterni, in alcune guide. Vi do solo un breve consiglio su questo. Non scegliete, anche come guide che rimangono all'esterno ma sono amiche, non scegliete i maestri, le guide, gli angeli specchio, dove specchiandovi vedete come siete voi. Ma scegliete guide che camminano a fianco a voi ma un passo avanti. Questo è il mio consiglio. Tu lo senti, se l'altro non ti dice sempre che va tutto bene, ma ti dice anche una parola più esigente. Secondo, abbiamo bisogno poi di trovare e di costruire legami di amicizia. Abbiamo visto che la seconda parola è amicizia, legame. Maria sente il bisogno, dopo aver incontrato l'angelo, di condividere la gioia dell'annuncio, del saluto che ha ricevuto dall'angelo. È interessante che nell'episodio di Elisabetta la parola saluto, che nell'episodio dell'annunciazione ricorre una volta sola, rimbalza come facendo eco per ben tre volte. Andate dopo a rileggere il brano, ritorna tre volte la parola saluto. Fa eco dentro di lei. E questo saluto diventa capace di intrecciare tutti quei fili che abbiamo visti, sono di colori diversi. Ecco,
se il tema del sinodo è giovani, fede e discernimento vocazionale, questo è il titolo che ha voluto il Papa, la guida ci aiuta a leggere il nostro essere giovani, la fede nasce prima di tutto come legame. Pensate che la parola religione deriva da religare, che significa legarsi l'uno all'altro, imparando che tu sei importante per me, anche se mi inquieti, anche se qualche volta mi metti sotto torchio, anche se qualche volta non sei il mio io allo specchio, la mia anima gemella, il mio doppio. Ma questi legami forti ci fanno dire quelle tre frasi che sono venute fuori anche nell'esperienza della coppia che abbiamo ascoltato. Io mi fido di te, io mi affido a te, io cammino con te. Ecco, questo è il secondo passo. Ve lo dirò poi alla fine con un'espressione di un giovane che è qui presente, che l'ho visto il pomeriggio. Voi sapete che l'età dell'adolescenza, l'età della giovinezza è l'età dove facciamo gruppo, ci sentiamo se apparteniamo a un gruppo. Prima apparteniamo quasi prima di esistere, non è vero? Questo ragazzo molto fine, molto acuto e anche bello, ma dopo ve lo farò vedere, l'ho osservato perché questo pomeriggio l'ho trovato con 5-6 ragazzi intorno, capite? Disse Don Franco, non bisogna fare solo gruppo, ma fare squadra. Il gruppo ci fa sentire bene insieme, la squadra ci fa vivere una partita, la partita più importante di tutti, che è la partita della vita. Ecco, la parola amicizia non è solo quella del gruppo psichico dove si sta bene insieme, ma è quella della squadra. Per cui vivere, giocare la partita della vita. Questo è importante. È triste in alcuni matrimoni che coloro che sono presenti sono in qualche modo periferici. Sì, sono amici, ma sono lì più perché dopo ci sarà il pranzo. Lo si capisce perché dopo, se la coppia ha una difficoltà, sono tutti missing, verschwunden, spariti. L'ho detto nelle tre lingue del popolo cattolico. Ci siamo. Ecco, questo secondo termine è molto importante. Questo dei legami di amicizia. Il legame è impegnativo. Certe volte ti fa uscire da te stesso. Però è importante. Maria fa questo viaggio, questo pellegrinaggio. Avete visto che i nostri due amici non sono andati a Rimini e neanche a Sanremo, ma sono andati in un pellegrinaggio, cioè avevano una strada che aveva una meta, ma loro non lo sapevano. Sulla strada hanno ritrovato padre Roberto e poi hanno trovato anche il resto. E la terza e ultima parola è quella che potremmo chiamare appunto cammino. Il cammino è la cosa più bella dell'età giovanile. Io ricordo quegli anni molto belli, ho tentato tantissime esperienze. Bisogna che ci sia anche qualche segno, come dice il testo, no? Dice, ci sono, quanto è importante leggere i segni e le emozioni che ogni incontro riserva, come discernere le varie voci che abitano il cuore, i nostri incontri, eccetera. Ecco, è importante però camminare. Voi sapete che ci sono tre tipi fondamentali di pellegrinaggio, o meglio, di spostamento dal luogo, dalla propria abitazione, dove noi, entrando in camera, per quanto sia una selva oscura, voi sapete che le nostre camere ormai per entrare in esse bisogna disboscare, sembra la foresta amazzonica, no? Capito? Però è sempre il luogo dove noi ci sentiamo a casa, dove per fortuna non viene neanche la mamma, nel senso che noi crediamo che non entra neanche la mamma, ma poi lei si arrangia, capito? E invece il cammino, fino al 1400 il cammino ha una meta, è un pellegrinaggio, ha una meta alta.
Poi dal 400 al 700, 800, il pellegrino diventa esploratore. Pensate, eh? Hanno esplorato il mondo. La legge dell'evoluzione, la legge, il fenomeno dell'evoluzione non sarebbe stato comprensibile se non ci fossero stati tutti gli esploratori in giro per tutto il mondo. Vedete che invece di guardare in alto, il secondo tipo di pellegrino guarda in basso, cerca di leggere le leggi del mondo e della vita. E poi arriviamo al Novecento, dove il pellegrino si è trasformato in bighellone, in turista per caso, in flaneur, in last minute. È interessante, si gira. Ecco, forse dobbiamo recuperare dentro il nostro cammino anche una direzione, una meta, un punto verso il quale camminare. Imparare a leggere, è quello che il Papa ci dice nella terza parte del titolo dato al Sinodo, no? Discernimento vocazionale. Che uomo e che donna voglio essere io domani? Attenzione, perché anche quello che è scritto sui nostri libretti dice sempre così, dobbiamo essere secondo il disegno di Dio, la volontà di Dio, però io vi suggerisco una cosa, che il disegno di Dio è come il disegno della casa. Quando uno presenta in comune il disegno della casa, quando va a realizzarla, c'è da un 20, 30, talvolta anche 50%, anche perché fa comodo all'architetto, variazione tra il disegno presentato e il disegno realizzato. Quello è lo spazio della tua libertà. La realizzazione del disegno non è passiva, ma è qualcosa che prevede lo spazio per la tua libertà. Per questo prevede che tu ti metta in cammino. Se stai fermo, non succede niente, perché un giorno senti che va bene, un giorno che non senti che va bene. E il sentimento è importantissimo, l'emozione è decisiva, però non è ancora sufficiente per farti camminare. Ecco, questi sono i tre passi con cui questa sera ci lasciamo guidare. Voi li leggerete, no? Sulla preghiera che ho composto. Maria, giovane donna dello stupore, che ha esultato di gioia col canto, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ci affidiamo a te per conoscere Gesù. Poi nella seconda strofa dico per amare Gesù e nella terza per custodire Gesù. Sono i tre passi dei prossimi tre anni. Ecco, vorrei che quest'anno noi sottolineassimo prevalentemente questo per conoscere Gesù. E lo faremo da qui in avanti con tre gesti concreti. Questa sera è per così dire il momento dell'inaugurazione del cammino, il momento della partenza. Siamo allo striscione della partenza, sapete, quando al Giro d'Italia sono di tutti, c'è un certo senso di compagnia, un certo senso di emozione, anche se sta partendo per un grande giro. Le tappe ve le ho scritte sul libretto che trovate allegato. All'inizio c'è una mia breve lettera, poi c'è la lettera del Papa, molto più importante, la leggerete, e poi ci sono le domande. Ecco, è a proposito di questo che voglio farvi tre inviti, le trovate scritte nella mia lettera. Il primo è l'invito al sinodo. Il Papa vuole non solo un sinodo per i giovani, ma con i giovani. L'ho sentito io, Francis. Ci siamo? Ah, ci siete ancora, meno male. Ho sentito io, dice che vuole un sinodo con i giovani, allora noi dobbiamo andargli incontro. Allora l'invito comporta di prendere in mano questi tre passi che vi ho indicato e di prepararci adesso. Il secondo invito è alla RUT. La RUT era un'iniziativa molto importante nella nostra diocesi fino agli anni 90, forse la maggior parte di voi non ha sentito il nome. È un evento che non è fatto come quello di oggi, dove si arriva in un posto e poi si fa tutto il pomeriggio insieme, è un evento dove si arriva da molte strade e si converge in un posto. Sulla strada noi faremo il momento di riflessione comune sul tema del sinodo. Ma allora ecco la terza e ultima indicazione, quella pratica. Da qui, la ruta è il 2 giugno, sì, 3 giugno. 3 giugno, non sbagliare la data, meglio che siano in giro la notte prima. La ruta è il 3 giugno,
e da qui al 3 giugno bisogna fare due momenti. Un primo momento assolutamente personale, sul libretto piccolo che è allegato, puntato con un po' di colla sul vostro fascicolo, ci sono delle domande. Non rispondete a tutte le domande, prendetele come un'occasione per riflettere un po' su queste tre parole: giovani, fede e discernimento vocazionale, i tre passi che vi ho indicato io stasera. E poi fatelo, se potete, una volta nel gruppo, o meglio nella squadra, del vostro gruppo giovanile, della vostra, delle persone a cui siete legati, del vostro movimento, della vostra associazione, ho visto qui gli scout, eccetera. E il terzo passo lo faremo insieme il giorno del 3 giugno. Così che le cose che poi faremo arrivare a Roma per il sinodo vengano veramente dal basso. Tentiamo con questa sfida? Lo tentiamo. Perché, come è stato, avete visto, dirompente, innovativo il sinodo sulla famiglia, almeno qualcosa sui siti l'avete avuto, deve essere altrettanto creativo il sinodo per i giovani e dei giovani. Buon cammino. I missionari sono, nella Chiesa e nel mondo, un'espressione della premura di Dio per l'umanità. Mettersi in ascolto di un figlio della nostra terra che vive la missione diventa l'occasione per contemplare le grandi cose che Dio compie in ogni luogo attraverso un testimone credibile di queste meraviglie. Ascoltiamo ora Don Benoît Lovati, che ci parla della sua esperienza nella parrocchia di Bissi Mafu in Chad. Tocco pure, vado, ciao! Ciao a tutti! Sono arrivato a Bissi Mafu nel settembre del 2009, sono qui come così, a servizio di una parrocchia della diocesi di Pala, la parrocchia si chiama Bissi Mafu, con un confratello che è un prete mondano, italiano. Raccontami in poche parole com'è la tua parrocchia. Allora, Bissi Mafu è una parrocchia che si dice di Bus, che vuol dire un po' di così, di, diremo da noi, di campagna o di savana, per dirla all'africana, una parrocchia che conta più di 50 villaggi, che estende su un territorio di circa 80 km più o meno. Gli abitanti non c'è un censimento preciso, si stimano più o meno in 60.000 abitanti, però i cristiani non arriviamo al 10%, tra battezzati e catecumeni siamo forse a 5.000. Ecco, quali sono le difficoltà che devi affrontare nella parrocchia? Le difficoltà sono di ordine diverso, no? Ci sono delle difficoltà che nascono un po' dall'incontro delle culture. Il popolo mondano è un popolo ricco di costumi, di tradizioni, è molto legato a queste tradizioni, alcune delle quali si sposano veramente bene con la parola, l'annuncio della parola di Dio. Altre fanno più fatica, penso per esempio alla poligamia, che è ancora diffusissima, qui è normalissimo avere più di una donna, due, tre, oppure le virate, il passaggio di una donna a quando il marito muore, stando vedova, viene data normalmente al fratello o a un parente più prossimo, più vicino, che se ne fa carico. Quali cose grandi, insomma, meravigliose hai trovato nella chiesa di Bissi Mafu e nella chiesa? Allora, la prima è il ruolo, la presenza del popolo di Dio, dei laici, dei giovani, degli adulti, una presenza essenziale, significativa, fondamentale perché la Chiesa possa continuare. Noi qui abbiamo, come dicevo, nella parrocchia in questo momento 54 comunità, siamo due preti. Cosa facciamo? Facciamo quello che possiamo, tutto insieme con i laici. Senza i laici non faremo niente. Ogni comunità ha il suo responsabile, i suoi ciliegi, le sue colonne, la sua struttura, tutta portata avanti dai laici. Non è per diminuire il ruolo del prete, ma anzi lo rivalorizza molto, perché a questo punto noi possiamo fare bene quello che dobbiamo fare.
Due è la dimensione veramente della la grande cosa che ho trovato in una chiesa gioiosa, una chiesa giovane. Tu calcola che qui la metà della popolazione ha meno di 18 anni, cioè. E la stessa cosa, la stessa grande cosa, direi la semplicità della nostra chiesa, ecco. Una chiesa che in modo semplice, almeno questa è la mia percezione, vive in mezzo alla gente e con la gente lavora con i mezzi che ha, promuovendo la dignità dell'uomo, ma soprattutto la dignità dell'uomo che è poi quella del Vangelo, no? Che Gesù ci propone, e quindi si vive con la gente. Queste sono forse tre delle grandi cose che io ho incontrato. Ecco, e quali sono invece quelle che state realizzando? Un lavoro grosso sul quale anche la diocesi sta investendo è tutto il discorso dell'educazione in generale, in particolare l'educazione scolastica dei giovani. Ecco, questa è una delle tipo, grandi cose che insieme alla diocesi stanno realizzando insieme con voi, non è che io non sto facendo queste grandi cose. Già da anni si portano avanti questi progetti, io mi sono inserito in questo lavoro qui. Che cosa vuoi augurare ai giovani riuniti a Domodossola per la Veglia delle Palme? Mi auguro di terminare bene la Quaresima nel modo più bello, festeggiando Pasqua veramente in modo intenso. Buona Veglia delle Palme a tutti. Un grande grazie a Don Benoit, tra l'altro è stato anche coadiutore in queste zone, a Villa Dossola. Quindi è bello averlo ricordato qui. Tra l'altro credo sia anche significativo perché di fatto si porta avanti un progetto in diocesi, la Caritas lo sta portando avanti a sostegno della sua chiesa, e noi giovani abbiamo voluto proprio riprendere questo progetto per rilanciarlo, proprio una chiesa diocesana unita. Allora la Caritas ha pensato a un progetto e i giovani ci stanno e propongono e ripropongono ai giovani lo stesso progetto. Ecco, questo vuol dire camminare insieme, questo vuol dire proprio vivere insieme delle belle realtà. Allora tutto questo, compreso il ricordo a Don Benoit e a tutti i nostri missionari in tutto il mondo, vogliamo portarlo davanti a Gesù, Eucaristia, che viene in mezzo a noi per dare senso e autenticità a quello che stiamo vivendo. E allora vi chiedo adesso di alzarvi in piedi e accogliere Gesù in mezzo a noi. Nell'Eucaristia si concretizza l'incontro personale con il Signore. È qui, davanti alla Sua presenza, che noi giovani possiamo riscoprire e alimentare il nostro rapporto con Lui. Accogliamo Gesù nell'Eucaristia e lasciamoci guidare dal suo sguardo d'amore. Bye.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dagli scritti di Daniele Zanetta. Vorrei gridare al mondo intero la gioia che ho in cuore. Sono felice perché ho ricevuto Gesù, Eucaristia. Io, un nulla vivente, ho in cuore Gesù, il tutto. Quanto sei grande, Padre, e quanto è infinito il tuo amore. Tu non ti accontenti di dare, ma ti doni a noi, in Gesù. Hai trovato il mezzo più umile per restare con noi, anzi, in noi. Un pallido pezzo di pane racchiude il tuo santo corpo. Alcune gocce di vino diventano il tuo sangue. È un mistero troppo arduo da capire per le nostre menti limitate. Eppure è così, e io ci credo. Vorrei che ogni uomo provasse questa gioia, sperimentasse questo amore gratuito, infinito. Gesù, ora che sei nel mio cuore, che il tuo amore è in me, dammi la forza di donarmi, di manifestare, fratelli, il tuo amore. Fammi testimone della tua grazia, della tua parola. Aiutami ad essere nulla, quel vuoto in cui tu solo puoi operare. Dai voce a questo strumento stonato, perché il mondo creda che tu sei la vita, che tu dai la vita. Che ogni uomo senta il desiderio di nutrirsi di te, per trasformarsi in te, così che l'umanità abbia la vita, la pace e il vero amore. Maria ha detto: l'anima mia magnifica il Signore. Insieme. Fa' Signore, che anche noi possiamo ogni giorno lodare e testimoniare il tuo nome. Maria ha detto: grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Fa' Signore, che ogni uomo ti riconosca nelle grandi cose che tu operi nel mondo. Maria ha detto: ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Fa' Signore,
che l'odio e la violenza siano vinte dall'amore e dalla comprensione. Maria ha detto, ha innalzato gli umili. Fa' Signore, che la tua Chiesa sia testimonianza di premura e di vicinanza ad ogni uomo. Maria ha detto, ha ricolmato di bene gli affamati. Fa' Signore, che la nostra vita sia a servizio dei poveri e degli esclusi. Maria ha detto, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Fa' Signore, che la tua misericordia sia balsamo che lenisce le ferite più profonde dell'esistenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Guarda, Padre, al tuo popolo che professa la sua fede in Gesù Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento, e fa che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna, per Cristo nostro Signore.
ci sediamo. Al termine di questa veglia, il nostro Vescovo ci consegna il mandato in vista del Sinodo dei Vescovi del 2018, che avrà come tema Giovani, fede e discernimento vocazionale. Fin da ora accogliamo il suo invito e nella nostra preghiera affidiamo a Dio questa grande occasione di riflessione che la Chiesa ci offre. Cari giovani, vi invito a fare vostre le parole di Papa Francesco, che ci sollecita, come Dio con Abramo, a uscire, per lanciarci verso un futuro non conosciuto, ma portatore di sicure realizzazioni, incontro al quale Dio stesso ci accompagna. È con questo spirito che vi chiedo di vivere questo tempo in preparazione al Sinodo dei Vescovi. Per iniziare questo percorso vi invito alla Route dei Giovani sabato 3 giugno 2017 a Mergozzo. Io vedo il Papa prima, dal 22 maggio, e dirò che da Novara arriverà una corrente d'aria che in confronto a quello che arriva dall'America Latina, dall'Africa, sarà imparagonabile. Sia per tutti un'occasione di grazia, di confronto e di scambio per ascoltare e discernere la volontà di Dio su di noi. Per questo vi invio, siate pronti sulle strade del mondo a testimoniare con fede la gioia che avete ricevuto. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. E con un applauso ringraziamo il nostro Vescovo. Abbiamo concluso questo nostro incontro di preghiera denso, sicuramente denso di tante esperienze, tante belle cose da portare nelle nostre comunità. Permettetemi di ringraziare, perché ci sono proprio tante e tante persone da ringraziare per questa bellissima esperienza che abbiamo vissuto in questa giornata. Innanzitutto, come abbiamo appena fatto, ringraziamo il nostro Vescovo che si rende sempre disponibile a vivere questo prezioso appuntamento con noi. E poi ringraziamo la città di Domodossola, nella persona del signor Sindaco Lucio Pizzi e del Vice Sindaco Angelo Tandurella, che hanno dato veramente la massima disponibilità. Ringraziamo la Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine, ringraziamo il Parroco, Don Vincenzo Barone, la Proloco, che ha preparato 650, ma secondo me erano anche di più, porzioni di polenta e di tappelucco. Ringraziamola fortemente. Nella persona del Presidente Davide Bonacci, i collaboratori Luciano Succi e tutti i volontari, gli alpini, tutte le persone che si sono rese disponibili. Salutiamo e ringraziamo le suore rosmignane del monastero, il civico corpo musicale cittadino, il gruppo Folk, l'associazione Auro, il rettore e i padri del santuario di Re, i parroci e i coadiutori del vicariato dell'Ossola, che oggi, facciamogli un bel applauso, erano qui, si sono resi disponibili nonostante le messe a amministrare il sacramento della riconciliazione. Ringraziamo poi i sindaci e le istituzioni civili che si trovano sul percorso della fiaccolata, i dirigenti, i docenti e gli studenti degli istituti Marconi, Galletti e Einaudi e del liceo Antonio Rosmini per la disponibilità ad accompagnarci nelle bellezze di Domodossola. E poi un applauso particolare, un ricordo particolare a Don Massimo Volpati e il direttivo del gruppo podistico La Cecca di Borgomanero, i Tedofori e il caseificio Ioli, che ha sostenuto la fiaccolata. E poi i ragazzi di Novara San Francesco con Don Marco Rondonotti per le foto che poi avete visto.
Ringraziamo e salutiamo la compagnia teatrale Musical Box dell'oratorio di Borgo Manero. Un abbraccio particolare, un ringraziamento particolare ad Andrea e Roberta per la loro testimonianza, e anche se non lo abbiamo fatto, ma è stato un momento, credo, talmente intenso che un applauso avrebbe, credo, un po' rovinato. Ringraziamo e applaudiamo ora per Chiara, perché ha spiegato l'immagine della Madonna di Re in modo impeccabile. Ringraziamo poi le Sentinelle per l'animazione dell'adorazione del pomeriggio, l'associazione Banda Circus per gli spettacoli, i ragazzi di Pernate per lo stand sulla GMG e Federico Ricciardi per la realizzazione della telefonata a Don Benoit, il coro diocesano con Davide Agamennone. E un ringraziamento particolare a Don Alessandro Cosotti, facciamogli un applauso, che quest'anno mi ha chiesto, dopo tanti anni, di poter vivere la Veglia delle Palme con i suoi ragazzi, e allora abbiamo chiesto a Don Gianluca De Marco, che mi sembra che lo abbia sostituito, facciamo un grande applauso anche a lui, in modo così lodevole. Ringrazio anche Don Fabrizio Cammelli per avermi aiutato per le preghiere del pomeriggio, il service number one, che hanno fatto dei numeri straordinari. Oggi voi avete colto poco, ma al mattino veramente hanno fatto di tutto per rendere possibile questa serata. Andrea Giraldoni dell'Ufficio Comunicazioni Sociali, i settimanali diocesani, i giornali e le radio e le TV locali. E poi un particolare ringraziamento lo vorrei fare a tutti i volontari degli oratori dell'Ossola, quelli che avevano la pettorina blu con su scritto Staff PG, perché hanno veramente lavorato benissimo, anche se a distanza da Novara, ma veramente hanno fatto veramente di tutto. E poi la giunta di pastorale giovanile, Andrea, Matteo, Cristiana e Sara, che tutti che in questi mesi hanno veramente aiutato a pensare e a realizzare questa veglia. E poi, scusatemi, so sono lungo, ma permettetemelo, un ringraziamento particolare a Don Riccardo Zaninetti, vice direttore della pastorale giovanile, ma soprattutto coadiutore di Domodossola. Normalmente non lo si fa tra noi preti, però voglio dirti, Riccardo, veramente grazie, perché con i tuoi ragazzi ci hai dimostrato, e con i ragazzi anche di Villa qui attorno, che se tu dai fiducia a loro, loro ci sono e non ti abbandonano. Quindi allora un grazie particolare a te, che tutte le giunte ti fai 60-70 chilometri, ma grazie, grazie mille. E poi un ultimo applauso a tutti voi che siete qui, no? Fatevi sentire. Io però sento un po' poco, fatevi sentire. Ed ora alcuni avvisi, ma ce ne saranno di gustosi, perché la serata non finisce qui. Allora, innanzitutto, nel libretto trovate il segnalibro con l'immagine della Madonna di Re e la preghiera composta dal nostro vescovo, e poi trovate il libretto in preparazione alla RUT. Non sto qui a dirvi tutto il materiale, lo scoprirete soprattutto con i vostri coadiutori, nelle consulte, eccetera, ci lavoreremo, proprio come ci ha chiesto il nostro vescovo. E poi ricordo che ogni parrocchia e oratorio può ritirare le palme presso il santuario della Madonna della Neve, qui dietro. Ricordo poi che il 23 di aprile alle ore 11 ci sarà la messa a bocca per Daniela Zanetta. E poi all'uscita ci si potrà fermare, questo è il pezzo forte ancora, qualche minuto per una bevanda calda, tè caldo e vin brûlé, offerti sempre dalla Proloco, qui nel posteggio dei Rosmini, quindi nella parte a sinistra. Mi raccomando, chi beve il vin brûlé però non si metta alla guida, mi raccomando. Poi restituite i cuscini, mi raccomando, ci servono all'uscita. I pullman
li potrete riprendere dove li avete lasciati, percorrendo la strada qui alle spalle del nostro palco. Penso di aver ringraziato tutti. Concludo, buon rientro a tutti, buona settimana santa e ci vediamo alla RUT diocesana il 3 di giugno a Mergozzo. Buon rientro, l'ultimo canto. Un grazie a Don Marco, lo facciamo. Maniero alle 16:30 per le prove. Chi si vuole aggiungere al coro è ben accetto. Tim Brulé con moderazione. E te, c'è anche il te, Marco.